si riprende il 6? Sì, Daniele. Sì, su Facebook o c'è il canale YouTube? No, lo metto su Facebook e lo metto dopo sul canale YouTube. Ah, no, perché voleva seguire mio figlio. Lo guardi da Diretta Fibis oppure sul mio Bagli Stefano? Diretta Fibis Bagli... live on demand. Devo ancora... Il gruppo Diretta Live on Demand, Diretta Fibis Live on Demand. Direttamente dal mio profilo, penso che se non sei mio amico non riesci a vederlo. Diretta Fibis Live on Demand. Allora, vediamo. Giulia Andrea, Riccardo 5. Sì, mi sei? Pietro, adesso un'altra pagina. Facebook, live on demand. Fa vedere a Babbo. Oppure forum biliardo. Oppure forum biliardo. Forum biliardi. Vado. Stanno facendo le prove adesso, eh? Sì, 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 sì. Grazie. Prego. Andiamo direttamente sul 6. Stefano, per Rinaldi Fiorini? Sì. Solito come prima, non faccio commenti e vi aggiorno. Un bilancino. Complimenti con la sportività. Ok. Tirate tutto. È bello che l'ho anche ripreso. Non lo sapevo io però. Non lo sapevo. Ma l'avevo accennato. Aveva detto che bisogna rispondere poi andavo via. Me l'avevano accennato. Vede che ha detto, almeno ne tiro con tutte le. Allora, Filippo, te sei su Facebook? Mi condividi nei gruppi sul mio profilo? Dal mio profilo.
come faccio così? Dai, no, mi cerchi, se mi trovi. Sì, non so, però sei più pronto. Ok. Andano, quanti gruppi hai? Eh? Quanti gruppi hai? Fatto, grazie. Fatto Stefano, si riduce. Wow! Allora. Locchi. Sotto il profilo della Cristina prende Bilancini e Zoffoli. Io prendo Rinaldi e Fiorini. Berselli prende Merloni e Gamboni. Rimangono fuori Via Giorno Nerla. Con Camprincoli e Luigi Sala. Ci sono pubblicati su tutti i gruppi? Anche su... di dove sei? Anche su diretta su Bismarck. Partita, 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 partita,
2 e 2. Sì. No, sbagliato. Il 4 chi vince sul 9. 5, 6 e 7, 8. Sì, però il prossimo sarà il 4 con 4, 9, 5, 6 e 7, 8. Per la 16 è arrivato 25, cade il vento 1, caserme rosse 1. Per la cade il vento, Gallo Armando. Per le caserme rosse Arpissani Paolo, prova Arpissani per primo con le biglie rosse. Brincoli è partita con un 10, Sala con un 4, Merloni con un 10. Potrei provare, ma fermo le immagini per... Dove l'ha richiesto? Su tutti. L'ha chiesto anche sulle Marche? Lo so, ma devo accettare la richiesta io. Però lo può accettare qualcun altro delle Marche. Vercelli, Santarelli. Insomma, il telefono è questo.
Sono tutte ancora sulle fasi iniziali. Otto di colore di sala. La bocciare sul 12-8. Secondo pallino di sala rovesciato. Del vento Caserme Rosse, Bigliardo 21, Barbieri Bruno, Cardini Alessandro, prova Cardini delle Caserme Rosse per primo. Lo vedo un po' nervoso Andrea. Mi sei già andato. Un bel pieno di Simone.
Yardo 19 per il Barboccio, Treremo Remo, per il Sant'Angelo Abbondanza Alessandro, prova Abbondanza per il primo Miglia Rosse. A giorno solo non faccio commenti come loro che chiacchierano. Guardate, quando fai i pronostici non ce ne vieni mai, pensi che fai un tiro fanno l'altro tiro. Aggiorno il punteggio dei vari biliardi e lascio libera scelta di guardare. Riesci a vedere quanta gente ti segue? Al momento sì, però è un conta persone che si è bloccato. Sicuramente sono di più.
Per come sto vedendo i giocatori, vedo Gamboni, sta giocando molto bene, però fare pronostici adesso è dura, Nerla ha giocato al momento 3-4 date perfette, però è sotto di 3, 18-15 per Camprincoli. Bilancini sta forzando un po' il gioco. Zoffoli avanti 22-11. E due palle contro una per Zoffoli. Ponte di Fiorini si porta 13 contro 29 di Rinaldi. La prima partita ha vinto Gamboni 50-23.
Ciao Paco, la prova. Ciao. Sto giocando bene. Ha fatto la preparazione atletica come l'Inter. Siamo in forma adesso. Allora, 1-0 Gamboni. E pallino in mano e parte col filotto. No, realizza molto di rimesso. Perché i primi tempi era al contrario il gioco di rimesso. Del filotto di Simone. Trentasei a 38-29. Fiorini ha tre bocce in mano contro zero. Arrivato a prendere uno. Non ha chiuso. Sala 49-24. Croce. 10 bevuti.
tre bocce in mano. Sal, ti regalo pallina, te gli dai 10. E il brutto che la tua è in mezzo castello. Non basta. 98-39. Riccia ha realizzato un 16 magistrale. Accettato.
Bigliardo 15, per il Bibisò Concerti Pierluigi, per il quinto miglio Giorgini Alvaro, prova Giorgini, figlie rosse. Sono partite sofferte. Piatto 20, Marchi Ermanno per la Cade del Vento, Ponzi Gianni Cagenda Rosse, prova Ponzi con Miglie Rosse. Primo finalista nel primo girone è Richard Galliandro. Che aspetta chi vince fra Nerla e Camprincoli. Zoffoli Maurizio sull'1-0, Gamboni sull'1-0 e Simone sull'1-0, anche Sala 1-0. Fatica a correre le mani? A tutti, tranne Gaboni e Maurizio.
Allora, Nerla sono ancora al primo set. Sala e Luigi 1-0. Rinaldi Fiorini 1-0. Zoffoli Bilancini 1-0. Gamboni Merluni 1-0. Galeandro ha già vinto 2-0 con Bianchini. Squadra, stesso cuoco. Era dura far meglio. Era dura far meglio. No, dai, però quelli davanti, ragazzi, sono di squadrone. Madonna. Di Serie C, giochi da Pietro San Pietro Sant'Angelo, chiave 18, Monte Bugnoli, Zanotti, chiave 18. Oh!
Se faccio un pronostico vengo smentito, vero? I finalisti. Primo finalista è Galliano. Così è facile, corta, ma arrivava, Simone Rosa ha già perso la prima contro Sala. Sente tutto. Questa amica che si assiede. Adesso io vado a farmi la canna. No, dico che si sente. Sai, con la tua voce si sente. Fanno un video. Sì. Non parlo mai. Si riconosce. È romagnolo? Come quando arrivi. Quando... No, no, dalla parlare. Scapigliato. Ti raccomando. Thank you.
Veloce. Allora, Gamboni ha vinto 2-0. Zoffoli Maurizio 1-0 e 40-0 per lui. Cinque di colore per Bilancini. Bevuta colossale di Nerla, 1-0 per Camprincoli. Bilancini 10 di bocciata e pallino sopra il castello buono, al posto del bianco. Il cameriere per Zoffoli. E la faccio vedere. Corta. Torniamo su Rinaldi e Fiorini. Calcio di Bilancini di tutto braccio, uno metto bianco. Segnato. (ride) 40-19. Sembra bella. Bella, bella, bella. Bravo.
13 di Fiorini lo porta a 34-22. 1-0. Nerla continua a litigare col pallino. Infilato. È sempre da prendere, eh? Diablo 11 per le coppie di seconda categoria, Panella Laghi
campo, bisogna tutti i sicuro che il punto non sia rosso? Un bel regalo di Nerland. Neanche sfortunato, eh? Ai ai ai. Il regalo di Nerla a Caprincoli, 12 di bocciata, 29-3 per Caprincoli e 1-0 per lui. Finalista Zoffoli Maurizio 50-22, 2-0 per lui. Allora, finale l'abbiamo già, un finale di un girone Gamboni e Zoffoli. L'ennesimo pallino rovesciato di Sala ed è rimasto buono sopra al castello. Uno. Bocciamo 40. Caprincoli invece boccia sul 33 per lui, 1-0 per lui. Dieci. 40-3.
16 risate di calcio su pallino. Altri due. Partita di Lugli, 1-1, andiamo per la bella. Sala ha perso la bocciata, l'ennesima rovesciata e gioco buono, 0-0 alla bella. Luigi Andrea tira il calcio al pallino di liscio, 12 e segna. Whisky bevuto per Nerla. 8 48 a 6 per Camprincoli, 1-0 per Camprincoli. Gobetti, Calli, tavola di direzione. Thank you.
bella palla. Nerla dà la mano a Camprincoli. Partita. Seconda finale, Camprincoli contro Galiandro Ricciardi. Manca la terza finale, che sono queste due partite qui, Fiorini e Rinaldi e Luigi Sala. Rinaldo 2 con Ricciardi. Italiano, squadre miste, semifinale. Copetti, Galli, Rinaldo 2.7 a 36, 1 a 0 per Rinaldi. Lui è imbocciata, solo uno pari, 16 a 6 per lui. 0 rovesciato. Sono la bella. Simone perde la palla di vantaggio. Bagno un attimo.
non so se ha segnato. Un due sponde stretto per affondare un pilo alla bianca e segnare tre e andare alla bella. Il buono tiro. Uno pari. Comincia Fiorini. C'è Fabio. Cinque per Luigi. Luigi boccia al 21 a 6 per lui, 1 a 1. Pallino pieno, 8. 10 in totale. Un bel 12 di Fiorini. Una buona risposta di Simone. E ha segnato lui. Ha ha ha.
vedere se mettiamo a giocare, se non riusciamo a giocarlo. Terzo pallino consecutivo per Luigi. Non molla più il filotto. Filotto di prima, 10 a risalire. A 2 a 6 per lui alla bella, con Sala che si può dire che ha quasi mollato, tirato un calcio alla boccia di Luigi, ha fatto 4, però ha perso la palla di vantaggio. Si è quasi infilato, ve lo faccio vedere. Aspettiamo questo tiro, poi ritorniamo. No, va appunto. Ottima scelta tattica. Considerato la stecca, la scelta è migliore. Quattro di Sala, su e giù, va a 14. Due di prima. E due rimane. Vi ricordo intanto le due finali che sono già state delineate. Richard Galliandro contro Camprincoli. Paolo Gamboni contro Maurizio Zoffoli. Intanto su 5 Sala ha realizzato un 10 a 2 giri da Chito, con un gioco tutto buono. Lui ha dato punto sopra Murato. Calcio di Sala del pallino, non fa niente ma segna.
grande sfaccetto di Luigi. Segna e fa 4. 46 a 25. Ragazzi, oggi hanno le polveri bagnate. Faccio un giro su Lugli e sale. Ultima voce in mano per Andrea. Segnare non è impossibile, se segna va a 47 a 25. Segnato. 47 pallini in mano a 25. Tre punti per andare in finale alla Pool Master. Rimpallo, il gioco è tutto sotto. Intanto qua da Fiorini Rinaldi è 21 Fiorini, 16 Rinaldi, una voce in mano Fiorini, deve raccogliere il punto. Situazione pericolosa per Luigi. Fortunato e sfortunato. 4, ma non ha segnato. Ah, si cadeva 16, andava a 41. No, triste così. Calcio niente, Andrea deve solo andare a punto. Lo va divinamente.
Intanto Filotto dei Fiorini va a 30-16. Vi ricordo che sono tutti alla bella. Punto non impossibile da prendere. Seconda bocciata, secondo match ball. Vi ricordo sempre per accedere alla finale di batteria della Pool Master. Che sia la volta buona? Passa di là, cioè ometto. Gioco partito incontro 2-1 per Luigi, primo finalista del girone numero 3. Che gioca contro chi vince qui. Pallini in mano per Simone, 17-30. Momento esterno, raschia la fila e rimane il 2. 19-30. Ottima prima di Fiorini, un tre sponde di braccio per Simone. Perfetta. Ciao Steve, non credo che sia fatta, eh? Oh Madonna, è fatta! Bella palla di Simone. Non semplice. Lo stesso tiro di prima. Da fuori.
a risalire. Lo esegue molto bene questo tiro, l'importante era segnare. Hai indovinato il cacciavite che dici te, è un cacciavite interista. Dovrebbe aver segnato. Una bella polacca. Ah, ma te non la giochi la polacca? Vero? Quattro sponde senza effetto. Un bel 10 di Simone, anzi, no, 10. Trenta pari, 1-1. Un po' forzato come tiro. Ben eseguito. Un cameriere a venire sopra. Quasi corta, se non corta. Strano, un errore strano perché poteva anche arrivare. Deve solo muovere perché l'importante è segnare. È buono anche lì sopra. Sembra che abbia anche segnato, però si poteva aprire meglio. Thank you.
Simone gli ha dato il punto, dichiarato rosso. No. Questo momento è tutto importante. Uno. Trentuno per chi batte a 30. Due esterno e quello rimane. Questi biliardi non hanno il rientro. Dato vi ricordo i finalisti, girone 1 è Zoffoli Maurizio contro Gamboni. L'altro girone è Richard Galeandro contro Camprincoli Stefano. E lui e Andrea che sta aspettando chi vince qui. Bel cambio palla. Adesso tiro. Semifinale campionato italiano squadre miste di Calcio 1. Campanelli Binocchi, Rinaldi Rossi, Giliardo 1. Si potrebbe tentare, no, andiamo ancora per il punto. Segnato. Grande boccia. La boccia preferita di Ricci di Daniele. E la scelta è se andare attaccato oppure cercare di affondare il pallino. Possibilità di 8 di colore. Tre spondine di braccio. Risalire. Stretta. Sembrerebbe quasi 5. Rovesciato. Trentacinque, trentatré. Sì. Non te la fate più. Però ogni partita ha la sua storia. No, no, ogni partita ha la sua storia.
Roberto me lo invito. Thank you.
sia importante. Voilà. Partite pesanti queste, molto difficili da giocare. Segna, ma lascia in autostrada a Daniele. Errore grave. Adesso due bocce contro zero, obbligatorio muovere, con il rischio di bevuta. Difficile da qua sopra capire la traiettoria, qual è la zona migliore da colpire. Purtroppo si è obbligati anche a arrivare veloci. Diciamo che è andato bene, solo 4. Il punto è rosso. Due bocce che fa 3 non ha importanza. Calcino alla ricerca minimo di un ometto, troppo. Trentacinque-quarantaquattro. Abbiamo esaurito le forze. No, ma te l'avevo pronosticato, eh? Vai gamba. Dei 24, fino adesso sei quello che ha giocato meglio insieme a Maurizio.
Eh beh, ci sta tutto questo gioco nei 50. Aiaia. Errore di Simone. Beh, la logica sarebbe piano, ma non c'è più voglia di soffrire. Può essere anche lo sbaglio. La bella? Rimane bianco. Andiamo tutto per tutto, schiaffo alla bianca. Fallo, partita, gioco in conto. Passa Simone e... Terzo girone con Simone Rinaldi e Luigi Andrea. Gamboni Paolo contro Zoffoli Maurizio. E Riccia Gagliando contro Camprincoli Stefano. Da queste tre partite verranno fuori tre nuovi master. Io vi saluto e vi consiglio di seguire sui profili di Guglielmi, Piero Guglielmi, dovrebbe essere anche Berselli e anche Locchi Mauro sul profilo della Cristina. No. Ma è sempre quello che vuole.